Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 106, 12 maggio 1905. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il mio benedetto Gesù, ed io nel vederlo, non so il perché ho detto, Signore, eppure è una cosa che lacera l'anima il pensiero che posso perdere il vostro amore. E lui, figlia mia, chi te l'ha detto? In tutte le cose la mia paterna bontà ha somministrato i mezzi per aiutare la creatura, purché questi mezzi non venissero respinti. Dunque, mezzo per non perdere il mio amore è fare del mio amore e di tutto ciò che mi riguarda come se fosse cosa propria. Può perdere uno tutto ciò che è suo? No, certo. Al più, se non facendo stima della cosa propria, non avrà cura di custodirla. Ma se non la stima e non la custodisce, è segno che non la ama. Quindi quell'oggetto non contiene più vita d'amore e non si può annoverare fra le cose proprie. Ma il mio amore, quando si fa proprio, si stima, si custodisce, si tiene sempre ad occhio, in modo che non può perdere ciò che è suo, né in vita né in morte. Capitolo 107, 15 maggio 1905.
Continuando il mio solito stato, per poco è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: figlia mia, dicono che il cammino della virtù è difficile. Falso, è difficile per chi non cammina, perché non conoscendo né le grazie né le consolazioni che deve ricevere da Dio, né l'agevolazione del camminare, le pare difficile, senza camminare sente tutto il peso del cammino. Ma per chi cammina le riesce facilissimo, perché la grazia che l'inonda la fortifica. La bellezza delle virtù attrae, il divino sposo delle anime la porta appoggiata al proprio braccio, accompagnandola nel cammino. E l'anima, invece di sentire il peso, la difficoltà del cammino, vuole affrettare il cammino, per giungere più subito alla fine del cammino e nel suo proprio centro. Capitolo 108, 18 maggio 1905. Continuando il mio solito stato, appena venuto, il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, il timore toglie la vita all'amore. Non solo, ma anche le stesse virtù che non hanno principio dall'amore diminuiscono la vita dell'amore nell'anima, mentre in tutte le cose l'amore merita la preferenza, perché l'amore rende facile ogni cosa. Mentre le stesse virtù che non hanno principio dall'amore sono come tante vittime che vanno a finire al macello, cioè alla distruzione delle stesse virtù. Oggi, per grazia del Signore, ci andiamo a immergere in un bellissimo soggetto di meditazione. La meditazione di oggi è l'amore di Gesù, l'amore a Gesù, l'amore con la maiuscola. Ecco. Questo filo trasversale, ecco, attraversa direttamente o indirettamente, come nel secondo è sottinteso, tutte e tre i capitoletti che abbiamo appena letto, in maniera stupenda. Lui si era preoccupata, cosa che lacera l'anima, il pensiero che possa perdere il vostro amore. Ecco, io penso che chiunque ami Gesù o la Madonna, questo pensiero almeno qualche volta lo abbia avuto. Preferirei morire piuttosto che smettere di amare Gesù e Maria. È chiaro che l'amore loro nei nostri confronti non lo perderemo mai. Il problema è che potremmo perdere il nostro nei loro confronti, ed è di questo che si preoccupa Luisa, no? Che l'amore c'è questo duplice movimento discendente e ascendente. E Gesù dice: attenzione. Un principio generale anzitutto: in tutte le cose la mia paterna bontà somministra dei mezzi per aiutare la creatura, purché questi mezzi non venissero respinti. È molto interessante quello che dice Gesù, in tutte le cose. C'è una predisposizione di mezzi e c'è però un compito della creatura di andarli a prendere, usarli e non respingerli. Perché il problema sta sempre dalla parte della creatura. Tra l'altro, quando andremo, ci troveremo davanti al Signore, al giudizio particolare, qui c'è poco da scherzare, eh? Perché tutte queste cose il Signore ce le farà vedere. Cioè, noi vedremo tutti quanti le grazie, gli aiuti, i richiami, tutto quello che Dio ha predisposto nella nostra vita. E quelle sciaguratissime anime che purtroppo si presenteranno davanti al Signore in stato di dannazione, come si dice nella tradizione teologica, cioè prive della grazia perché fino all'ultimo istante della loro vita l'hanno voluta respingere, vedranno chiarissimamente tutto. E tra l'altro i teologi, i dottori insegnano che una delle cose più terribili dell'inferno è proprio questa coscienza, cioè che lì sanno che ci sono andati solo per colpa propria e sputando sopra una montagna di grazie su grazie, di aiuti che le anime conoscono e che in vita hanno disprezzato.
È meglio pensarci adesso. Anzitutto credendo fermamente a quello che Gesù dice. Noi qui abbiamo tutti i mezzi necessari per ogni cosa, compreso, prosegue Gesù, non perdere l'amore di Dio, perché l'amore di Dio lo perde chi lo vuole perdere. Allora, qual è il segreto? Il segreto è uno solo: quanto ci tieni tu? Quanto ci tieni? Gesù dice: mezzo per non perdere il mio amore è fare del mio amore, di tutto ciò che mi riguarda, come se fosse cosa propria. Allora, ma le cose nostre, una cosa quando è nostra, uno ci tiene. Tanto. Se una cosa non ci tieni, o è perché non è tua, o perché non ti interessa. Io sto parlando chiaramente, dice... Ascolta la meditazione un santo, ah, ma io non ci tengo a niente perché sono distaccato da tutti, adesso lasciamo perdere i santi, parliamo della vita comune, no? Tutti, cioè, ci sono delle cose a cui teniamo in maniera particolarissima, no? E guai chi ce le tocca. Come facciamo a perdere quelle cose? Non si possono perdere, non è possibile. Quindi chi è che perde, che smette di amare Gesù? Chi ci tiene poco? Chi ci tiene poco? Basta ricordare l'episodio di Maria Maddalena che piange ai piedi di Gesù, no? Le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. E quel molto amore gli ha fatto sfidare i ben pensanti, le persone facendogli fare dei gesti estremi, insomma, non soltanto di umiliazione e di annichilimento, ma anche di amore davanti a tutti. Fide. Tutti sappiamo cosa ha fatto Maria Maddalena a casa di Simone il Fariseo, no? E il mio amore quando si fa proprio, si stima, si custodisce, si tiene sempre ad occhio, in modo che uno non può perdere ciò che è suo. Bisogna vedere quanto questo è importante, quanto è grande, che posto c'ha l'amore di lui nella nostra vita. O l'amore di lei, perché se vengono prima di tutto di tutti non si perderanno, se sono diventati talmente grandi da far scomparire quasi all'orizzonte il resto, non nel senso che non ci sia più, ma nel senso che non c'è se non in relazione e attraverso di loro, non si perderà. Ecco, in questo senso, vedete, il cammino della virtù è facile o è difficile? Mo' qui Gesù sembra contraddire Padre Pio, perché Padre Pio diceva sì, che la santità è una cosa bellissima, però un po' difficile. Ecco, dice Gesù, dice, figlia mia, dicono che il cammino della virtù è difficile. Falso! Accipicchia, dice, mo' toccamente d'accordo Gesù e Padre Pio, sicuramente ci ha torto Padre Pio e c'ha ragione Gesù. È ovvio, no? Ecco, in realtà ci sono anche... le apparenti contraddizioni del Vangelo, no? Gesù stesso sembra cadere in contraddizione, con il dovuto rispetto ovviamente per lui, no? Ovviamente sto meditando su queste cose per far comprendere, no? Gesù dice, non sono venuto a portare la pace sulla terra, sono venuto a portare non la pace, ma una spada, la divisione. Poi Gesù, poco prima della passione, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Insomma, Gesù, a tu che sei venuto a portare la pace o la divisione? La spada, la guerra oppure la misericordia? Che dobbiamo fare? Ecco, allora, sapete che il principio di non contraddizione, adesso non voglio trasformare la meditazione in una lezione di logica aristotelica, dice che si ha contraddizione quando si dice di una cosa... una cosa è il suo opposto, ma sotto lo stesso, nello stesso tempo è sotto lo stesso aspetto. Qui Gesù non dice che la virtù non è difficile. È difficile per chi non cammina. Per chi non cammina. Cioè per chi è indolente, cioè per chi non ha mai seriamente cominciato il cammino della santificazione. È chiaro che se tu vedi la vita secondo virtù...
guardandola, dice, devo rinunciare a questo, devo rinunciare a quell'altro, e devo fare questo sacrificio, questo non si può fare, questo non si può fare. Chiaro che dice, ma io mica sono santo, Ecco. Però se tu, come dice il Salmo, decidi nel tuo cuore il santo viaggio, quel bellissimo Salmo 84, quanto sono amabile le tue dimore, Signore Dio degli eserciti, l'anima mia languisce e brama agli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Quindi, quando uno si è messo in cammino perché si è innamorato, quindi deve arrivare a questo orizzonte, allora che succede? Sì, le virtù sono comunque virtù, ma si vola. Perché, numero uno, arrivano le grazie, cioè non ti vengono chieste cose, come spiega San Paolo, superiori alle tue forze. Ma la grazia preveniente, concomitante, perfezionante, accompagna dappertutto. Il problema è semplicemente la nostra volontà umana che non si decide, che non vuole. Perché se poi si decide, vola, non è quindi altro che difficile. Poi ci sono soltanto le grazie, sono anche le consolazioni. Perché se tu cominci a vivere santamente, Gesù ti si manifesta e cominci a conoscere delle consolazioni differenti da quelle che conoscono i mondani. Per le quali insomma trascurano tutto ciò che attiene alla vita interiore, alla fede, perché può buttarsi dietro effimeri divertimenti di qualche minuto, no? In questi chiaramente non conoscono le ben più grandi gioie e delizie spirituali che Gesù fa conoscere ai suoi amici, però. Quindi, allora, se tu cominci a camminare, arriva al sostegno della grazia che ti aiuta, anche quando anche dovessi veramente fare tanto lavoro su te stesso. E arrivano le consolazioni. E quindi niente sembra difficile. E invece, chi si groggiola, chi fa un passo avanti e due indietro, chi non è risoluto, è certo che tutto gli pare difficile. E poiché non cammina, sente tutto il peso del cammino. Ecco perché, anche qui, no? È facile o è difficile entrare nella divina volontà? Dipende, dipende. Perché, ma sai, alcuni dicono che è facile, altri dicono che è difficile, ma questi sacerdoti, dipende, 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 anche qua dipende. Ecco perché non c'è contraddizione. Cioè, se uno, come dire, banalizza il cammino della divina volontà, che si pensa che basta fare quattro atti e è finito tutto quanto. Beh, insomma, questo bisogna un attimo scuoterlo e dirgli calma, insomma, non è solo questo, cioè è richiesta molto di più, insomma, cioè non è fare quattro atti, insomma, entrare nella vita della divina volontà, no? Ecco, però quando una persona è fermamente risoluta, ha compreso alcune cose e vuole fare quello che Dio vuole, vuole mettersi in discussione, vuole entrare dentro se stesso, vuole chiedersi veramente per chi e perché fa le cose, cerca veramente quello che Dio vuole senza fidarsi di sé, e fa. Allora, per quello, quando c'è una tale dilatazione, ma quello volerà, perché è chiaro che volerà, perché Dio è il primo a volere per noi una cosa di questo genere, ci ha fatto il finimondo perché potesse ritornare il regno della divina volontà. Quindi, appena vede qualcuno che veramente lo vuole vivere, ma gli dà tutti quanti gli aiuti possibili e immaginabili. D'accordo? Il problema è che anche lì, se c'è il cincischiatore, quelli che cincischiano, d'accordo? Quelli che girano, ma non si smucchiano, dicono a Roma, non si smuovono, è chiaro che per quello sarà una vete inarrivabile, no? Cioè, se una persona sta ancora mezza mezza, cioè è chiaro che per vivere nella divina volontà devi aver intrapreso il cammino della santità, questo l'ho detto tante volte. Cioè, ma poi ogni tanto mi arriva qualche mail, dice sì, padre, dice, però è possibile fare il cammino della divina volontà a intermittenza, nel senso che ogni tanto ci scappa qualche peccato e poi si ricomincia. Dico, ma cioè, quando tu vivi nella divina volontà, il peccato non ci scappa, il peccato volontario non c'è. Perché se c'è il peccato volontario, non è che non stai nella divina volontà, tu ancora non hai intrapreso il cammino verso la santità, perché se uno cammina verso la santità, non è che non pecca più, giusto pecca sette volte, ma c'è cioè, peccato
C'è il peccato semideliberato, c'è il peccato di debolezza, ci sono una montagna di peccati di ignoranza, e quelli insomma non sono neanche peccati in senso stretto, ma ne facciamo una caterva, ecco. E i peccati di abitudine, insomma, inveterata, insomma, che ci vuole un po' di tempo, insomma, per sempre nell'ambito delle cose piccole, ovviamente. Poi c'è il peccato commesso a occhi aperti. Il peccato commesso a occhi aperti non si può, non è compatibile con la vita nella divina volontà, ma non è compatibile neanche con una scelta risoluta di impegno verso la santità. Perché mi sembra che l'ho meditato in una delle ultime meditazioni, no? Essere giusti significa stare dentro i 10 comandamenti, e questo per carità, ma essere santi significa tendere alla perfezione, e la perfezione certamente non soltanto non espunge il peccato anche veniale, ma è attivo nella pratica del bene, delle virtù, fino all'eroismo, quindi, d'accordo? Quindi, il divino sposo delle anime le porta appoggiate al proprio braccio, accompagnandole nel cammino. La bellezza delle virtù le attrae, quindi sono tutte quante entusiaste, gasate. Dice, che bello, non vedo l'ora, insomma, no? E quindi anche qui qual è il sottofondo? Il sottofondo è l'amore. Il sottofondo è l'amore, d'accordo? È sempre l'amore. L'amore a Gesù, l'amore alle virtù, l'amore alla santità. Ecco, ultima cosa. San Giovanni, l'apostolo dell'amore, disse: chi teme non è perfetto nell'amore, e l'amore perfetto vince il timore. Qui Gesù stavolta non lo contraddice, perché stanno dicendo la stessa cosa sotto lo stesso senso e sotto lo stesso aspetto. Dice: figlia mia, il timore toglie la vita all'amore. Attenzione, eh? Il timore toglie la vita. Allora, nella vita, nella divina volontà, attenzione, qui Gesù parla del timore tout court, la paura. Non sta dicendo soltanto la paura di Dio, perché è chiaro che se uno sta a quel livello, diciamo così, proprio di fede, non so neanche se si può definire embrionale, perché sta una fede un po' deforme, insomma, quella che ha paura di Dio, perché la paura di Dio viene proprio dalla non conoscenza, insomma, di Lui, no? La non paura di Dio non significa il dimenticare che Dio, oltre che amore infinito verso di noi e misericordia, è anche giusto, ecco, ma comprendere rettamente la sua giustizia e saperla rettamente collocarla, come Gesù spiegava a Santa Faustina. Perché Gesù è giusto e quindi reclama giustizia solo quando l'uomo si mette in condizione di renderlo tale, perché sputa sopra ostinatamente, insomma, e spudoratamente alla sua continua e infinita misericordia. D'accordo? Perché se Dio fosse stato semplicemente giusto, ma certamente non veniva Gesù Cristo sulla terra a morire per i nostri peccati, senza che nessuno glielo chiedesse, senza che nessuno glielo dice mai grazie, oggi è, questa meditazione cade nel primo venerdì, ogni primo venerdì noi ricordiamo sto dramma del cuore di Gesù che dice: ma cioè, dico, non ricevo nient'altro che ingratitudini, disprezzi, freddezze, sacrilegi, insomma c'è sta manco uno meno di grazie, insomma, non dico tanto, che almeno apprezza quello che ho fatto, insomma, no? Niente. Quindi è veramente, quindi bando alla paura di Dio, perché se Dio fosse solo giusto non avrebbe fatto tutto quello che avrebbe fatto. Ovviamente bando anche all'eccessiva confidenza, che è la madre della mala creanza, no? Ecco, ma non soltanto la paura di Dio, la paura in generale. Se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male, perché tu sei con me, scrisse Davide nel Salmo 22, il Signore è il mio pastore. Questo dobbiamo ricordare. Cioè, chi vive nella divina volontà non c'ha paura di niente. Ma non perché è un temerario, uno spavaldo, uno spaccone, insomma, dice: ah, io non c'ho paura di niente, di nessuno, e fa cose di questo genere. Ma non è questo. Cioè, delle volte
avverte, no? Dinanzi a dei pericoli, come dire, quasi dei rigurgiti, diciamo così, no? Di volontà umana, che dice, acci picchia, però è immediatamente il tutto temperato, dice, attenzione, fermi tutti. Io sono nelle mani di Dio onnipotente, punto. Dice, ma mi è venuto un tumore. E fa niente. Fa niente, quel tumore Dio l'ha permesso per il mio bene. D'accordo? E mi darà tutti gli aiuti, torniamo al capitolo, tutte le grazie necessarie per fare di questo tumore di tumore un capolavoro di santità, per me e per tutti. Basta. Ma c'ho paura di perdere il lavoro. Non ti preoccupare. Che Dio te fa, ma non te fa morire. Sta tranquillo. Ma c'ho paura di fare un altro figlio. Ecco. C'hai paura di fare un altro figlio perché non sei perfetto nell'amore. Perché se un altro figlio non te lo puoi permettere o è troppo, eccetera, eccetera, Dio non te lo fa venire. Se ci credi. Chiaro che, capito? L'amore profondo porta a quella fede. A quel perfezionamento della fede che è l'abbandono, nelle mani di Dio, l'abbandono è una dimensione fondamentale per la vita nella divina volontà. Cioè, fino a che punto Dio può scrivere quello che vuole nella mia vita? Cioè, sapete chi era Madonna? No? Sappiamo chi era Madonna. La Madonna è quello che ha consegnato la penna della sua vita nelle mani dell'Altissimo, dicendo: tu puoi scrivere tutto quello che vuoi, ma non l'ha detto a chiacchiere però. Non è detto a chiacchiere, perché Dio ci ha scritto tutto quello che voleva, senza avere nemmeno, avete visto quando uno scrive, no? Che muove il polso, muove le dita, cioè nemmeno a dire aspetta un attimo, zero, scrivi, scrivi, scrivi tu. Guida tu. Hai visto che dicono guida tu, poi se mettono vicino, ah, va piano, ah, frena, ah, e c'ho paura, allora guidi tu o guido io. Se mi dici che se ti fidi di me, mi devi lasciare guidare in grazia di Dio. Se no, io scendo e guidi tu. D'accordo? Chi guida? Guidi tu o guida lui? Ma saprà guidare un po' meglio da te, nostro Signore, no? Cioè, capite? Quando uno scava un po', c'è paura. Paura di cosa? Ma ho saputo una notizia, potrebbe andare a succedere un guaio che fine succede, il finimondo. E allora? Succede? E allora? Se succede il finimondo, si affronterà il finimondo, se il nostro Signore vuole che si affronti il finimondo, perché quel finimondo è bene per me, sicuramente, non solo per me e per molte altre cose. Cioè, guardate che io adesso l'ho presentata al positivo, presentiamola al negativo, eh. Io ogni tanto parlando con le persone dico, sta attento perché se tu ti preoccupi e ti agiti in questo modo, vai fino in fondo. Ma Dio esiste o non esiste? Perché questa è la fine della domanda che ti devi fare. Dio esiste o no? Ci credi che esiste oppure no? E in quale Dio credi? Credi in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra? O non si sa bene in che cosa credi? Ma tu ci credi che Gesù Cristo durante la passione, se avesse voluto, li fulminava tutti quanti? Ma tu ci credi, come spiegano gli scritti, che se avesse voluto nascere una reggia che in confronto alla reggia di Caserta fa ridere le galline, bastava un movimento della sua volontà per fare una cosa di questo genere, a Betlemme ci avrebbero tutti quanti i tuoi occhi così. Ma tu ci credi questo oppure no? Ma tu ci credi che se Gesù voleva fulminarli a tutti quanti durante la passione, fulminava tutti quanti? E l'ha dimostrato al Getsemani, che al primo sono io, sono calcati tutti per terra, perché ha manifestato il suo impero divino. Poi gli ha detto, bene, sono io. Avvicinatevi, ma avvicinate perché sono io che vi do il permesso di avvicinarvi, non perché mi catturate voi. Cosa dice Gesù a Pilato? Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Cioè un fantoccio, un qua 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 come Ponzio Pilato che va a giudicare il figlio di Dio. Ma il figlio di Dio, ragazzi, il figlio di Dio, Dio in persona, perché ci si è messo lui nelle mani di Ponzio Pilato. Ma se no, ma dove lo vai a prendere al Padre Eterno per poterlo giudicare? Ma che fai? Capite? E era volontà di Dio, e come non era volontà di Dio la redenzione? Figlio ti voglio morto e morto crocifisso. La Madonna, figlio ti voglio morto e morto crocifisso. Quell'ora la diciottesima che andrà, no, la diciassettesima credo che sia, che è un dramma.
È Luisa che dice: mi tocca dirlo pure a me, ti voglio morto e morto crocifisso. Allora, amore, timore di cosa? Quindi non è soltanto la paura di Dio, ma io non c'ho paura, non c'ho paura della morte, non c'ho paura della sofferenza, non c'ho paura dell'avversità, dei guai, delle persecuzioni, delle calunnie, delle infamie, di quello che uno vuole. Di perdere le persone care, di ritrovarmi da solo, di non essere compreso, di essere trattato male, umiliato, mortificato, disonorato, disprezzato. Meglio succedono queste cose, somigliamo un pochino di più a Gesù, sofferente e crocifisso. L'amore rende facile ogni cosa. Quindi, insieme alla fede, l'amore a Gesù dice: ma come? È arrivata la croce. Se ami Gesù, ma non può andare, cioè, ma fa suonare le campane al parroco se ami Gesù che arriva alla croce. Devi andare a cantare il Te Deum. Perché gli amici di Gesù sono simili a lui. Noi seguiamo Gesù crocifisso, non seguiamo, cioè, poi condivideremo la sua gloria, ma Gesù su questa terra non è venuto a fare sfoggio di potenza, è venuto ad offrirsi, ad amare. Gesù dice, e concludiamo, le stesse virtù che non hanno principio dall'amore diminuiscono l'amore, la vita dell'amore nell'anima addirittura. E, secondo, diventano vittime che vanno a finire al macello. Quindi noi dobbiamo semplicemente impazzire di amore per Gesù e in Gesù per la divina volontà. E se c'è questo, non perché siamo superbi o spavaldi, ma non si può avere paura di niente e di nessuno. Perché siamo protetti da una volontà onnipotente e nulla può toccarci senza il suo beneplacito. Ecco, Santa Vergine Maria, abbiamo fatto riferimento al fatto che tu sei stata veramente quel libro bianco dove Dio ha potuto scrivere tutto quello che voleva e ha scritto proprio tutto quello che voleva, dalla prima lettera fino all'ultima lettera, compresi punti, virgole, spazi bianchi e tutto. La tua vita non è una vita scritta da te. La tua vita è una vita che tu hai lasciato completamente scrivere a Dio, in tutto e per tutto, abbandonandoti, cooperando. E veramente lasciando fare e lasciando di far fare tutto quello che ha chiesto a te Dio. Ma chi poteva chiederlo? Sacrificare quel figlio, vedertelo morire in quel modo orrendo, oggi è venerdì sotto i tuoi occhi in mezzo a quel bagno di sangue, volendo una cosa di questo genere, pregando per chi lo stava uccidendo barbaramente in quel modo e non solo per i presenti, che erano la causa strumentale e materiale, ma per tutti noi che siamo stati la causa della morte di sua, causa con i nostri peccati. Insegnaci, ecco, davvero quanto l'amore, che è stata la tua teologia, la tua unica teologia, sia la chiave di tutto, che ci porta dappertutto, ci rende signori di tutti e di tutto, e scaccia ogni timore di qualunque cosa o di qualunque persona. La divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.